Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, vi siete presi paura, eh? Cara Ilenia, io sono saltata anche stavolta. Ciao Tina, tutto a posto? Tutto a posto, tutto bene. Amici di Scratch, insomma, tanta roba oggi, Sono anche commosso. Perché? Troppa. A un certo punto a me piace anche comparire un po' in video, perché sempre la gente dice che dove è finito Nicola Argesi, è brutto, no? Bisogna tenere compagnia alla gente. Anche perché noi, da quant'è che non facciamo una pausa, Ilenia? Tanto. Sei stanca, sei provata? Un po' sì. Un po' provata, vabbè, ti darò un po' di vacanze, tanto adesso abbiamo Tina Raggiante che ci dà una mano, è vero? Mandiamo Ilenia alla Rubè. Sì, mandiamo Ilenia alla Rubè. Ma insomma anche tu ti dai da fare un mondo ultimamente. Insomma dai. Sì, si anche smetterla. Si gira abbastanza. Sì, con e Giancarlo. Prepariamoci anche questo fine settimana. Ma sì, con Gianluca Giardini anche, mi ha parlato tanto bene di te. Ho sentito e lo ringrazio. Bravo Gianluca, facciamo sempre un figurone con lui. E lui è un po'... È stata una bella puntata. Davvero? Sì. No, ma sai perché lui sa, è uno lui che sa. Sa, come dice Magrini, cane vecchio sa. Da Magrini lo voglio qua. Lo portiamo. Ma anche, piano. Anche Luca. Anche va Luca bene, portiamo tutti e due, va bene. Sì, però Magrini se deve venire qua, lui vuole la torta onore. Ma sì, ma gliene faccio quattro di torta, anche io sono un goloso, mamma mia. Anzi, la porterò la cravatta, Magrini, con le tre torte. E allora poi ti farò una cosa che poi ti servirà per la cronaca, molto bella, quindi vi aspettiamo tutti, perché noi allarghiamo. Certo. Cioè, viviamo per bike, per me tutti quelli che sono a bike bisogna caldeggiarli. Bella l'intervista che hai fatto con questo ragazzo. Con Paolo Patrizi, ma anche lui tornerà qua, solo che dobbiamo liberare un po' lo studio perché voglio che faccia qualche... Ah, lui fa anche... Lui fa tantissime esibizioni, purtroppo adesso con il Covid si è un po' fermato, ma... Diciamo che è stato uno degli atleti che la nazionale italiana di trial ha sfornato negli anni, ne ha fatto un lavoro. Quindi. Sì. Ma pare che io parto da lontano, perché dici Argesi, io ti leggo nel pensiero. Tu dici, amico, ma dove cazzo? Dove parte Argesi? Ma sai perché parto da qua? Perché credo in questo momento anche te, Tina, di grande tensione, diciamo, preoccupazione, organizzatori che non vogliono organizzare, giustamente tutti hanno le loro ragioni. Altri che va bene, ma lo vedremo. Se non c'è una coesione, rilanciare il prodotto ciclismo, la vedo dura. Mi rifaccio un po' alle polemiche dell'ex ciclista professionista Di Luca, se non sbaglio, che ha detto delle cose gravi sul ciclismo. Io credo che è un po' come spararsi sulla Croce Rossa, è un po' come dire la denuncia proclamata a petardo, cioè oppure col timer, no? Ma quando volete fare le belle figure, perché non lo fate quando siete in quel mondo, no? O le denunce quando eravate in quel ruolo, perché dovete farlo sempre a posteriori di anni? E questa è una cosa che a me infastidisce un su po'. Su Danilo si potrebbero raccontare tanti aneddoti, sì, ma, anche simpatici. Sì, ma per la carità. Ne avrei anche però, uno sì, simpatico da raccontare. Dai, diciamoci la verità. Però. Allora, ci facciamo del male. Beh, sì, quello sicuramente, però io penso che una colpa ce l'ha anche chi gli dà voce, perché sai, qui social è vero che possono parlare tutti, uno si sveglia la mattina e parla, però in un periodo dove comunque... E ricordiamo che il ciclismo è una delle poche attività che sta andando continuando, se perché non ricordo, se non l'unico. Sì, perché ricordo che l'atletica sta facendo fare i personal best agli atleti per le Olimpiadi in un campo dell'aeronautica di Siena senza pubblico, con quattro lepri africane, cioè non ci sono gare. Il calcio a Serie D stanno facendo, ecco, adesso faranno. Ma, ho fatto l'esempio dell'atletica perché bene o male la maratona è diciamo una delle certo discipline più importanti alle Olimpiadi. Il ciclismo che praticamente ha visto riprendere quasi tutte le discipline, tutte le categorie eccetto, esatto, i piccolini, esatto, sta ancora lì a perdere tempo a dare adito a ste cose, a Lance Armstrong, a questo, a quell'altro. A dare adito o adito? Perché con l'adito, con le mascherine ci salviamo. Vabbè, beh, ma io adesso, visto che voglio fare una litata di vita nuova, mi trasferirei a Verona, guarda un po', anche perché gli europei di BMX sono le porte, noi avremo le immagini, attenzione, avremo anche ospite di studio la prossima puntata, proprio l'organizzatore, con Verona Mountain Bike International. Fatto bene?
Amici appassionati di mountain bike, bentornati con le immagini di Verona MTB International, gara che si è svolta il 3 di aprile, organizzazione a cura della Baldo Bike Geomas nel classico circuito cittadino qui a Verona. Ovviamente protocolli Covid la fanno da padrone, un buon parterre di atlete al via, con anche alcune atlete straniere come Iana Belomoina, come Inka Kapelinska, come Tania Zakeli, Tamara Widman, tutte ragazze che poi alcune tra l'altro hanno preso parte anche alla tappa dell'Internazionale d'Italia Series due giorni dopo all'Isola d'Elba. Beviamo subito un terzetto al comando con capitanato da Iana Belomoina, che in questo percorso di 4 km 150 metri di dislivello, un percorso disegnato da Ivan Cristofaretti molto molto bene, un percorso in un parco che si presta moltissimo al cross country, io direi anche al ciclocross, magari facendo qualche modifica, la Belomoina prende subito le redini della corsa. Qui siamo nel parte un po' più tecnica, che vedeva appunto alcuni tronchi da affrontare, poi il drop verso la parte bassa del percorso. Iana Belomoina, atleta dell'Ucraina, della CST Postel, in seconda posizione all'inseguimento la veneta Giada Specia della KTM Protec Electrosystem, quindi Inka Kapelinska della Gap System segue dietro all'inseguimento l'ex campionessa d'Italia Marika Tovo e Giorgia Marchette. Vince, lo vediamo, Iana Belomoina in seconda posizione a 1 minuto e 32 già da Specia, quindi Inka Kapelinska, quindi Marika Tovo e Giorgia Marchette in quinta posizione, quindi tre atlete italiane, leader dell'Italia Bike Cup, Giorgia Marchette e già da Specia. Gara uomini, Elite e Under 23, immagini su Mirko Tabacchi presente con la sua squadra, Stefan Tempier, c'è anche Nadir Koledani, insomma anche qua un bel lotto di partenti, gara internazionale lo ricordiamo, quindi punti importanti anche in ottica ranking UCI. Yuri Ragnoli, abbiamo visto Cristian Cominelli, Gianni Cattaneo, molti degli atleti che fanno anche le marathon presenti in questi primi cross country stagionali, vuoi anche un po' per tutte queste corse delle lunghe distanze che si stanno posticipando nei mesi. Abbiamo visto in partenza qualche piccolo problema per Stefan Tempier, passato, lo ricordiamo, dall'anno scorso in Trek Factory. Un bel nutrito numero anche di atleti Elite e Under 23 qui a Verona. Presente anche Andrea Righettini, Blums, Rag, Gioele Bertolini, Davide Toneatti. Fin dall'inizio cerca di forzare Mirko Tabacchi dietro all'inseguimento Foiled, quindi Nadir Koledani. Quindi abbiamo visto anche Philip, è un gruppetto dove c'è anche Stefan Tempier. E via via poi tutti gli inseguitori. Ricordiamo Mirko Tabacchi, partito fortissimo ad inizio stagione, poi purtroppo protocolli Covid, una positività in squadra, quindi anche lui ha dovuto affrontare un periodo di stop, si è allenato solo sui rulli a casa perché era in isolamento fiduciario, un po' come tutti i compagni di squadra, e sta cercando proprio di correre il più possibile per ritrovare quel ritmo che l'aveva visto grande protagonista nella prima tappa dell'Internazionale d'Italia ad Andorra e non solo, anche ad Albenga, dove aveva sfidato due pezzi da 90 come il campione del mondo Jordan Sarou e come il nostro Gerhard Kerschbaumer. Vediamo con Tabacchi anche un gruppetto dove c'è Nadir Koledani, dove c'è Foiled, dove c'è Philip, sta rientrando invece da dietro fortissimo anche Stefan Tempier, atleta del Trek Factory. Possiamo vedere proprio dall'alto le bellissime immagini di questo parco, fasi cruciali della corsa tra Koledani e Tabacchi, sono rimasti loro due lì davanti con ancora Mirko che cerca di staccare Nadir Koledani, anche lui è apparso in crescendo di condizione. Nadir Koledani per l'ennesimo anno confermato in MMR Factory Racing Team, questi sono veramente i momenti clou prima dell'arrivo
con i due tronchi da saltare, il drop con Coledani che prende un leggero margine nei confronti di Mirko Tabacchi, Coledani che guida e va a chiudere vincendo Verona MTB International. In seconda posizione Mirko Tabacchi, in terza lo vediamo Stefan Tempier, quindi Maximilian Foyld, Antoine Philippe, Martin Blooms, Karl Macht, Gregor Rugg, Andrea Righettini, Anton Sisov. Con le immagini, con il bellissimo podio di Nadir Coledani e Mirko Tabacchi con Stefan Tempier, andiamo in chiusura. Leader del circuito Mirko Tabacchi e Yuri Zanotti. Ben rientrati amici di Scratch, bella grazie ad Alcamedia. Oggi non sbagli. No, perché sai, anche io ogni tanto ho bisogno di caffeina. Infatti. Non mi sono preso un caffè, allora adesso sono bello pimpante. Bravo, ecco oggi, allora. Però adesso voglio parlare di Civitanova Marche, una gara andata in onda fine settimana. Le immagini le vediamo mentre ce le racconta la cara Tina, perché tu sei un po' il nostro, la nostra ancora di salvezza. Noi la strada ci piace, ma siamo asfalto dipendente. Asfalto dipendente, però voglio dire, è giusto dare anche qualche occasione a coloro che amano questa disciplina, che non è poi lontanissima, comunque se per la regina. Negli uomini. Allora, vittoria nel fine settimana di un russo, ricordiamo, alla Vicenza Bionde, che si era ripetuto appunto in questa edizione, ma aveva già vinto nel 2019, e ancora una vittoria del team Kolpak con Davide Persico, che è un ragazzo del secondo anno, ricordiamolo, a inizio stagione ha vinto la Sangeo, la Coppa Sangeo, un ragazzo molto veloce, un passista veloce, ha vinto bene. Ha vinto appunto ancora il team bergamasco, arriva dal vivaio del Cene e poi con la Gazzanese, qualcosa di sì. Gazzanese. Ma voglio capire, mi ricordo da junior. Ma la colpa che è stata un po' una sorpresona, chissà, sa, perché voglio dire i corridori ci sono e li abbiamo visti. Però Zalf, che grandi, Trevigiani. No, ma insomma dai, la Trevigiani se la sta cavando bene con Luca Colnaghi, effettivamente ha un gruppo molto giovane, sono solo 11 ragazzi, è stato rinforzato grazie all'arrivo di Luca Colnaghi e dei due gemelli Colnaghi che sono i più vecchi e che uno di questi era stato anche campione italiano di ciclocross nella categoria allievi. La Zalf effettivamente per essere all'esordio con le Continental forse magari qualcuno si aspettava di più, però alla fine Continental o non Continental fanno tutte le stesse corse. Beh, certo. Quindi ecco, però una cosa, io l'altra settimana ho fatto questa domanda a Gianluca Giardini, rischiamo di vedere come è successo Piva e Belvedere una gara, cioè due gare in due giorni, più o meno sempre quegli atleti, mentre altri non gareggiano. O sbaglio? Rischiamo è il rischio di andare in full out oppure in overdose in alcune settimane. Altri che stanno alla finestra. Però il problema è che qualcuno si deve impegnare a organizzare. Anzi, abbiamo pubblicato anche su Scratch un articolo con un'intervista al vicepresidente del Comitato Veneto che sottolinea che ci sono anche dei fondi a disposizione per chi vuole organizzare. Quindi, insomma, un incentivo in più a far correre questi ragazzi, perché certo, più corse ci sono e più questi ragazzi si possono mettere in evidenza. Fare una gara di Serie A, Serie B, mi perdonino, la mattina una e il pomeriggio un'altra. Ma si era già parlato di questa soluzione qua, anche perché io vedo che c'è la tendenza a posticipare in ottobre, poi ci troviamo a settembre-ottobre con un calendario che sarà strapieno. Esatto, quindi un calendario full. Chi sta patendo sono anche le donne, sono contento per la Baroni in questa gara dove ha vinto i traguardi volanti, contentissimo per la Paternoster, insomma, che è un secondo posto. È tornata, La fidanza e la Micheletto, insomma, tanta pista anche qua. Esatto. In prestito alla strada. Complimenti soprattutto a questi organizzatori che a Civitanova Marche sono riusciti ad abbinare gli under 23 e anche le donne. Ecco, quindi questa è una bella vittoria, credo, comunque, della fidanza. Beh, la prima vittoria della Isolmalt Premac. Loro hanno fatto già anche qualche gara all'estero, perché comunque, essendo un UCI Continental Team, hanno avuto la possibilità, come la Romitalia Vaiano o la Valcar, di partecipare anche a qualche gara al nord, perché erano presenti anche allo Skedelpils la settimana scorsa. E diciamo che ha tutte ragazze molto molto giovani, perché non ha solo Francesca Baroni, non ha solo Fidanza, ma ad esempio anche
Gaia Reallini, quindi ha delle atlete che provengono dal cross e che si stanno approcciando appunto anche al mondo strada. Una paternoster mi pare è anche molto contenta perché sì. Le cronache che fai su Eurosport, diciamo così, sottolineano, perché guardate che io non è che voglia fare il difensore delle cause perse, non me ne frega niente, però è pur vero che c'è ancora un gap che non va bene. E allora noi siamo sempre stati quelli che abbiamo detto sulla parità. È chiaro che tu in tuo intervento hai detto bisognerebbe che prendesse gli stessi soldi dei professionisti. Sì, ricordi alle strade mi bianche. Mi sembra tanto i vichinghi, no? Che sparavano, chiedevano 500, poi sapevano che il massimo era 50, portavano a casa 100. Sarebbe già qualcosa che si muovesse, perché the Viking, la chiamo, Ilenia Lazzaro the Viking, perché no, comunque io ho lanciato una provocazione che certo. Se qualcuno vuole afferrarla, cioè mi piacerebbe una volta vedere un po' di solidarietà da parte del mondo maschile almeno in una gara, cioè di dire sì. Uomini hanno un montepremi di 30.000 euro, metà, dai. Bene, noi ne diamo metà, oppure 30.000 per gli uomini, 10.000 per le donne. Ok, siamo tutti d'accordo, facciamo 20-20. Sono almeno d'accordo. Una volta. Adesso mi pare che Leisetti comunque nella nave dell'USIAI sì. Farà la voce sì, grossa. Sì, a partire da settembre, quando ci saranno poi le nuove elezioni, insomma, lei entrerà di diritto nel direttivo sono dell'USIAI. Sono un po' contento, le abbiamo sì, tenuti quanti, tutte quante qua a battesimo, sia lei che Dagnoni. Vorrei esatto. Tanto che ritornasse Perego come organizzatore, ma spero di lanciare, spezzare delle lance, perché un organizzatore ci va. Poi dopo stanno cambiando anche là le cose, ne parleremo dopo. Beh, poi solidarietà anche a quello che è accaduto a Silvio Martinello, che si è ritrovato, mi hanno riferito uno specchietto, un vetro della macchina rotto. Quello è una cosa vergognosa e siamo solidari con Silvio, ma insomma, sono cose che purtroppo accadono. Una volta lo facevano perché ciulavano gli stereo, adesso gli stereo non valgono più niente. Non ci sono neanche gli stereo. Non ci sono più, una volta c'erano quelli che si estraggono. Io mi ricordo degli anni 70, chi è vecchio come me se lo ricorderà, c'erano le estraibili che pesavano 16 kg, devo dirti la verità. Sì, e si andava anche a ballare. Non te lo ciulavano in macchina, ma te lo ciulavano. Sì, ma era. Beh, su Bianco Rosso Verdone non c'è proprio il cameo, sì, cameo di quando rubano tutta eravamo la macchina. Eravamo bei tempi, che bei tempi. Allora, cara la mia Ilenia e cara la mia Tina, due donne che stanno prendendo sempre più piede gli mortacci vostri. Perché qua dovete anche cercare di piano, perché io so sempre uomo, rispetto all'uomo. Strade Bianche, una bella clip, me l'ha mandata il futuro, colui che andrà a organizzare anche il Giro d'Italia dei giovani, ma anche extragiro, con una bella copertina di Davide Cassani, che si presta sempre a questi giuochi, ci danno insomma quel valore aggiunto, e noi volentieri mettiamo in onda questa bella clip che ci fa vedere come i girini o come i campioncini possono disegnare dei territori fantastici, come la Romagna.
Strade Bianche di Romagna, edizione 2021, ha cambiato sede. Siamo nella Valle del Conca. La partenza e l'arrivo da Mondaino sono 138 chilometri. Mondaino, acropoli della cultura, perché nonostante sia un borgo di 1500 abitanti, vanta ben 3 musei ed è il castello di Mondaino famoso per il Palio del Daino. Daino perché? Perché è il Monte del Daino e da qui il nome Mondaino. Partenza in leggera discesa. Abbiamo appena attraversato San Clemente, il borgo malatestiano che ha dato i natali al poeta Giustiniano Villa, un ciabattino con il dono della poesia che ha segnato profondamente la cultura popolare della Romagna. Dopo 30 km la prima salita, Monte Colombo, Monte Scudo, sono quasi 5 km, l'ultimo è davvero impegnativo, pendenze oltre al 10%. Siamo sulle prime colline della Val Conca, una terrazza magnifica, là in fondo il mare, qui vicino l'antica Repubblica di San Marino e tra l'altro queste colline che dialogano anche con il Monte Feltro. Qui Malatesta ne fece un avamposto importante proprio per la sua posizione strategica. Dopo 50 km il primo tratto disterrato, sono 1200 metri nel comune di Gemmano. Chilometri di salita sono veramente impegnativi, 12-13% di pendenza per arrivare a Montefiore, è la regina della Val Conca, c'è un castello grandioso, veramente bello, ne parla anche Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso. Tra l'altro il castello lo vedi sempre, è il tuo punto di riferimento e all'inizio lo vedi lassù in cima, poi si avvicina sempre di più, ma cavolo, questa salita è davvero impegnativa. La corsa prevede due circuiti. Il più corto, di 38 km, è da fare due volte. Si attraversa Morciano di Romagna, la città di Arnaldo Pomodoro e della millenaria Fiera dei Fichi. Esattamente a metà corsa, il secondo tratto disterrato. Sono 2 chilometri completamente pianeggianti. La sede stradale è perfetta. Anche se non possiamo parlare di sede stradale vera e propria perché è una bellissima pista ciclabile. Siamo all'interno del Parco Fluviale della Conca, il fiume proprio a fiancheggiare questa ciclabile. Siamo a pochi chilometri dalle spiagge più frequentate d'Europa, il Conca che nasce sul Carpegna. E quando dico Carpegna non posso che pensare a Marco Pantani. Saludeccio, siamo a 40 km dall'arrivo. 2 chilometri fa sono passato per la prima volta da Mondaino dopo la partenza. Mondaino è al termine di una salita di 4 chilometri, discesa di 2 e si arriva a Saludeccio. Ed è il balcone sull'Adriatico, la vista spazia dal Golfo di Venezia al mare Adriatico fino ad Ancona. A 53 km dal traguardo
il terzo settore di Strada Bianca. Non è brutto, anzi è molto molto scorrevole. Il problema è che è in salita, pendenze che vanno dal 4 al 6%. Attenzione, perché questo settore, come quello precedente, si affronta due volte e l'ultima sarà probabilmente la parte decisiva di questa corsa, perché mancheranno al traguardo solo 12 chilometri. A meno di 5 km dall'arrivo c'è l'ultima salita, sono 2 km. I primi 1700 metri si fanno, anche se le pendenze arrivano al 10%. Poi si svolta a destra, c'è un muro di 200 metri con pendenze che arrivano al 15%. Siamo a Monte Gridolfo, manca poco l'arrivo. Ho parlato della salita di 2 km, ma dopo il muro la strada scende per 100 metri, ma riprende a salire. È tutta salita fino all'arrivo. Siamo arrivati con Dante Alighieri e Beatrice. Avete visto gli ultimi 600 metri? Si svolta a sinistra, discesa, e gli ultimi 300 metri sono tutti in salita sul pavé per arrivare nella piazza di Mondaini. E con Dante, Beatrice, vi diamo appuntamento alle Strade Bianche di Romagna. Da Mondaino è tutto. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Qua dobbiamo correre, ragazzi, perché se non corriamo qua, Cara Ilenia, abbiamo parlato della strada. Adesso Nalles, terza tappa degli internazionali. L'Italia Series. Vuol dire tanta roba. Beh, quest'anno tra l'altro abbiamo veramente il Gotha. Cioè, poi a Nalles c'è stato un parterre da Coppa del Mondo, perché vuoi anche per l'annullamento delle gare fuori Italia, tutti i campioni, veramente mancava probabilmente solo uno nel parterre maschile, uno o due, Van der Poel e qualcun altro, e nelle donne mancava solo Ivy Richards e basta, quindi c'erano veramente tutte. Le immagini le ha fatte Luca Carton. Sì. Luca Carton, no, perdonate, la scorsa settimana mi è avuto un lapsus freudiano. Perdoniamolo. C'ho i capelli bianchi, insomma. No, e appunto abbiamo questa bella cronaca, tra l'altro, che, perché qualcuno mi ha detto: perché non le commenti tu? Perché mi piace la telecronaca che arriva appunto dall'Internazionale d'Italia. C'era ospite al commento tecnico Mirko Celestino, quindi la mandiamo veramente così come ci è arrivata. Grazie. Thank you.
flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. Alto Adige, Filari, Meleti, Marlene, Südtirol, Sunshine Race, ben ritrovati da Luca Casali e da Mirko Celestino, terza tappa degli Internazionali d'Italia, una delle grandi classiche del circuito. Sì, buongiorno a tutti, ci troviamo a Nalles, proprio in provincia di Bolzano. Percorso nuovo, percorso un po' modificato soprattutto nella parte bassa e adesso vedremo le immagini. Immagini con focus su Nino Schurter, non gli è andata giù Mirko di aver perso all'Isola d'Elba da Enrico e Avanzini, eccolo qui il brasiliano, questo invece è Luca Bright che cerca la giusta linea nelle ricognizioni del giorno precedente, questa è la parte nuova. Sì, le ricognizioni sono molto importanti, più si alza il livello, più si alza la posta in palio, quindi maggiore attenzione ai piccoli dettagli. Eccolo il percorso in parte modificato, lunga salita, siamo con i tornanti del classico usignolo, lì si può fare la differenza ma bisogna essere di fatto in buona posizione perché è difficile superare. Sì, come dicevo prima, ho modificato il percorso, ho tolto una parte tecnica nella sezione alta del tracciato vecchio e allungato quindi nella parte bassa, percorso sempre selettivo ma più veloce delle scorse edizioni. Mirko, questo è un percorso old style. Sì, è un percorso diverso, un percorso anomalo, una salita lunga, tornanti stretta, vediamo che adesso i ragazzi la imboccheranno, ci saranno circa una decina di tornanti molto stretti dove ci vuole molta abilità e concentrazione, basta un piccolo errore per mettere piede a terra e perdere secondi importanti. Dopodiché arriviamo nella parte alta del percorso e inizia questa lunga discesa alternata da radici. Il problema penso peggiore che potranno trovare gli atleti sarà la molta polvere, il percorso è molto secco. Rico, grazie alle immagini, grazie alla disponibilità dei biker del gruppo sportivo Carabinieri, qui passaggi piuttosto tecnici, forse questo è il tratto un pochino più complicato. È il tratto più complicato, come hai detto tu, una curva in pendenza con molte radici, non si notano molto appunto le radici perché sono coperte dalla polvere e allora sembra molto più facile di quello che possa sembrare, però ecco, stiamo riprendendo dei professionisti e loro fanno sembrare tutto semplice, ecco, ma non è, vi posso garantire che non è proprio così. Scelte tecniche, Mirko, che pneumatici ci vogliono per galleggiare bene su queste radici? Sicuramente con il tempo che trovano gli atleti, appunto secco, molto polveroso, coperture molto, molto scorrevoli, quindi poco tassellate, tasselli scavati nel punto giusto e che ti permettono una maggiore fluidità, una maggiore confidenza anche nelle pieghe, no? Diciamo così, ma devono essere molto scorrevoli. Prima gara di giornata, gli juniores, il focus, l'inquadratura su Matteo Siffredi, il ligure che parte molto bene e poi non trova una delle sue giornate migliori. Moltissimi partenti in questa categoria giovane, questo fa veramente piacere e anche sotto il mio punto di vista trovare anche tanti stranieri così combattenti nei confronti anche dei nostri atleti nazionali. È un bel punto di riferimento, quindi come hai detto tu, ecco, adesso vediamo nelle riprese Agostinacchio che ha fatto un'ottima prova e Matteo Siffredi un pochino sottotono, ma abbiamo visto che è caduto anche ieri provando il percorso. Adrien Boisci back to back agli internazionali, dopo Andorra vince anche a Nalles, Agostinacchio tiene la maglia di leader ma un italiano non è ancora riuscito a vincere in questa categoria, c'è invece riuscita per la terza volta di fila un'azzurra tra le donne. Sì, categoria juniors femminile,
Abbiamo la Sara Cortinovis che ha dato filo da torcere a tutte le ragazze straniere, non partendo benissimo. Gara donne alle femminile con Kate Carter che ha vinto all'Isola d'Elba, poi inquadrata anche Yolanda Neff, questa invece è Pauline Ferrando e Prevost, sei volte campionessa del mondo, torna agli Internazionali d'Italia dopo l'opening della stagione ad Andorra, dice amo l'Italia, sono felice di essere qui, ritornerò per i mondiali in Val di Sole, il focus di quest'anno sono i giochi olimpici, piano piano voglio far crescere la mia condizione, sono qui anche per questo motivo, la gara è molto dura, il tracciato lo conosco e mi piace. Sarà battaglia. Annette Elstra, seconda volta su questo tracciato che è differente rispetto all'anno scorso, c'è una start list di assoluto livello, sono tutte qui e questo è un test molto importante, sarà una gara nella quale capirò a che livello di condizione posso essere. Yolanda Neff ad Andorra è andata molto bene, ho vinto, ma questa volta sono stanca, patisco il jet lag, sono stata negli Stati Uniti, amo questa gara, è un'altra possibilità anche se sono molto stanca, farò quello che potrò. Le immagini della partenza con Pauline Ferrand-Prévost che cerca la concentrazione e questa è la start list, Loana Leconte, campionessa del mondo under 23, poi l'Italia con Eva Lechner che corre sui sentieri di casa, Mirko, questa gara Eva l'ha vinta 4 volte e la conosce come le sue tasche. Sì, è uno spettacolo averle tutte alla partenza qui a Nalles, alcune mancavano ad Andorra, abbiamo visto vincitrice Yolanda Neff, all'Isola d'Elba la Courtney e quindi qui ne abbiamo tutte, quindi sarà una bella sfida. E allora le prime del ranking UCI, parte, sembra da queste immagini, davanti a tutte la svizzera Sina Frey, ma la Francia va subito a dettare legge e lo fa non con Pauline Ferrand-Prévost. Anche qui numero elevato di ragazze, un centinaio, mi parlavi della Eva Lechner, sì, l'Eva Lechner corre in casa, conosce benissimo questo percorso, l'abbiamo vista partire nelle prime file e qui è già in terza posizione, quindi ci si aspetta molto da lei. Siamo agli inizi e davanti c'è già Loana Leconte che, d'accordo, l'oro mondiale under 23, ma ha già vinto a livello assoluto in Coppa del Mondo. Parte e subito davanti, mette subito metri importanti tra sé e le altre avversarie, il ritmo molto molto forte. Frey all'inizio resta con lei, lo vediamo da queste immagini, Lechner in terza posizione, ma quello della Svizzera è un fuoco di paglia perché poi in fretta torna nelle retrovie. E invece Pauline Ferrand-Prévost dopo un inizio di stagione, ripensando alla gara di Andorra nella quale la condizione era davvero lontana dall'essere quella dei suoi standard, qui fa già vedere di che pasta è fatta. Siamo nella parte alta del percorso, inizia ad esserci la selezione, un'ottima Chiara Teocchi che ha dimostrato già a capoliveri un'ottima condizione. La Leconte, si sa, è una ragazza che prepara molto bene i suoi appuntamenti e sicuramente oggi farà vedere che non è da meno. Pauline Ferrand-Prévost si installa in fretta in seconda posizione, la sensazione ad un certo punto, Mirko, è anche quella che possa pensare di andare a prendere la connazionale, poi in realtà il suo ritmo è quello da seconda posizione con un distacco che si fa via via più importante. Ed ecco delle immagini del passaggio con Ferrand-Prévost che rinviene su Sina Frey e questo è lo slow-mo della leader, sempre più in testa alla gara Leconte. Sì, tra poche settimane inizieranno anche gli appuntamenti di Coppa, quindi vediamo anche fisicamente queste ragazze come sono già ben pronte, oltre a dimostrarlo con i risultati lo dimostrano anche con la presenza fisica. Vediamo la Stiger, ha un problema, infatti l'ho vista tardata a un certo punto della gara, adesso ho capito il perché.
Da sola Leconte al comando ha tempo di gestire le giuste linee, di gestire i momenti più tecnici di questo percorso senza prendere eccessivi rischi. Neff avrebbe voluto, Mirko, probabilmente fare di più, ma la stanchezza di questo viaggio negli Stati Uniti si fa sentire. A questi livelli purtroppo anche le piccole, le cose che possono essere banali si sentono alla lunga, giro dopo giro viene fuori male la stanchezza, i fusi orari piuttosto che qualche ora in meno di sonno. E questo è anche un po' il conti che devono mettere in preventivo questi atleti di alto livello. Immagini dall'alto per Sinafrey, invece questa è chiara Teocchi, migliore dell'azzurra ad un certo punto perché Lechner precipita nelle retrovie e Teocchi si installa intorno all'ottava nona posizione. Sì, la Eva ha perso un po' di terreno strada facendo, ricordiamo anche le altre ragazze italiane in gara, la Greta Seyval si sta comportando molto bene, manca Martina Berta che ha avuto qualche problemino di reazione, ha fatto il vaccino e quindi mi hanno comunicato che non si sarebbe presentata per qualche linea di febbre, sappiamo che comporta anche questo, ecco. Kay Courtney, partita con il 31, cerca di ritornare sulla testa della corsa con questo livello, oggi per lei una gara non da podio. Siamo al quarto del quinto giro, Ferran Prevot, Leconte sempre più leader, più di un minuto di vantaggio sul resto del gruppone, poi Ferran Prevot che stacca anche Frey. Sì, sia la Ferran Prevot che la Sinafrey, guardate la grinta, la tenacia, che ecco, guardate la ragazza a destra con il numero 6, la Sinafrey ha una grinta invidiabile, la grinta che vorrei sempre vedere sulle ragazze nostre anche a livello nazionale, questo alla fine paga. Mirko Livicino con il 36, Mona Mittelwander, campionessa del mondo juniores, gareggia con le grandi e questo è un gran talento della mountain bike internazionale da seguire in futuro, ma già adesso. Io la chiamo la piccola austriaca proprio perché è minuscola questa ragazza, si è comportata già bene nelle altre prove ad Andorra e ad Albenga e anche lei non molla fino all'arrivo. Prima di partire ho detto ad alcuni amici: guardate questa ragazza vestita di verde, che numero che farà oggi, e non mi ha smentito. Ritorna su Frey, ma la stacca è da sola in salita, lei è davvero un gran motore, queste salite così ripide le permettono di fare la differenza. Sì, la Courtney un attimino in difficoltà oggi e vediamo la tecnica della Neff, sempre al numero uno. Leconte va a vincere a braccia alzate, ha tutto il tempo di gioire perché il vantaggio è davvero importante su Pauline Ferran Prevot. Eccola qui la campionessa del mondo in seconda posizione, è comunque contenta, qui c'è tutta la gioia di Mona Mittelwander. Leconte al traguardo, sono sorpresa, sono contenta, ho spinto, è stata una gara dura, c'era un livello da Coppa del Mondo, penso alla prossima gara, ma lo faccio con questa vittoria in tasca che vale molto per il morale, vale molto perché ho dimostrato di avere una buona condizione. Pauline Ferran Prevot, ho spinto, è stata dura, ho pensato di poter fare anche meglio, ma sono contenta della mia gara di oggi. Mona Mittelwander, molto difficile all'inizio perché sono precipitata nelle posizioni di rincalzo, addirittura ero intorno alla 45esima posizione, poi ho recuperato, questo è un terreno molto duro con salite importanti che per me sono l'ideale, quindi sono contenta di quello che sono riuscita a recuperare e a fare. Molto contenta, oggi sono partita un po' male, poi sul finale sono riuscita a ritrovare un po' il mio ritmo, concludo in ottava posizione con un parterre veramente stellare, oggi sembrava quasi di essere una Coppa del Mondo e sono molto soddisfatta delle mie prestazioni sicuramente. Premiazione sotto il gonfiabile Marlene per la top 5 più la maglia di nuova leader di Chiara Teocchi e questa è la classifica con la vittoria di Leconte, gli stacchi importanti 1.44 per Ferran Prevot, 2.05 per Mittelwander, 2.45 per Frey e 3.15 per Neff.
La gara maschile, quella più attesa, Mirko, i primi 12 del ranking UCI, che bella questa immagine con Avancini a destra e con Fumic a sinistra, uno dei grossi nomi, tre Olimpiadi, un europeo, insomma, c'è tanta bellezza in questa coppia e questo invece è Jordan Sarou, il campione del mondo del 2020, per lui. Le impressioni prima della gara, è una grande gara, ci sono dei grossi nomi, dei grossi big, io sono contento di essere qui, vediamo quello che riuscirò a fare. Gara maschile, gara clou di giornate, primi 12 del ranking UCI, questo terzetto Avancini, Sarou e Nino Schurter, eccola la start list, una gara di Coppa del Mondo. La terza prova degli internazionali d'Italia, non poteva chiedere di meglio, un parterre invidiabile, guardiamo solo la prima fila quante maglie bianche soprattutto ci sono e noteremo un piccolo ma grave errore di Luca Braidos, gli si è scangiata una tacchetta al momento della partenza e questo errore costerà cara al nostro atleta. Giro di lancio corto, Koreski per la Francia a dettare il ritmo, di fatto tutti in fila indiana, qui si cerca di trovare una posizione e soprattutto si cerca di non incorrere in cadute, di non incorrere in situazioni che poi possono compromettere il resto della gara. Lancio importantissimo, molto veloce come dicevamo prima, ma anche molto stretto, quindi partire bene è fondamentale in questo tipo di percorso, è per questo che vi ho detto che Luca Braidot un errore del genere lo pagherà cara. Comunque la gara adesso ha preso il via, inizieranno a salire sulla parte alta del percorso e lì i ragazzi dovranno scoprire tutte le proprie carte. E proprio Braidot in piedi sui pedali per cercare di chiudere, di ricucire il gap con coloro i quali invece sono stati più lesti di lui. Nino Schurter, slomo su colui che cercherà in tutti i modi di vincere la prova degli internazionali d'Italia dopo il secondo posto all'Isola d'Elba. Siamo sulle radici in discesa, parte più tecnica, Avancini davanti a Maxime Marot. Sì, è una parte del percorso molto importante, tecnica, e si stanno abbastanza studiando ancora in questo tratto di percorso. Vediamo che sotto l'arrivo il gruppetto rifiata anche per iniziare ad alimentarsi e bere qualcosa, molto importante in una gara di un'ora e mezza alimentarsi correttamente. E in mezzo ai top rider al mondo c'è anche uno svizzero con nome e cognome italiano, Filippo Colombo, lo ritroveremo molto avanti in classifica. Filippo Colombo è uno dei ragazzi che vediamo qui davanti più giovani, e si comporta sempre molto bene nelle gare importanti, quindi questo ragazzo per la Svizzera è una garanzia. Noi abbiamo, adesso non si vede ancora, ma io vedendo la gara di fuori ho notato un'ottima anche condizione del nostro Simone Avondetto, che nonostante la sua giovane età difende sempre molto bene la sua maglia degli Under 23. Parte bene, è davanti e ci resterà di fatto per tutta la gara. Non ha paura Simone di sfidare i migliori al mondo e questo in un giovane, Mirko, credo che sia l'atteggiamento giusto e l'atteggiamento che ovviamente deve essere supportato da un grande talento, ma è importante per la crescita. Nella testa della corsa mi dispiace, ma non vediamo corridori italiani. L'andatura è sempre in aumento e quindi da qua non si può più fare calcoli, quindi chi è davanti difficilmente riuscirà a fare qualche rientro a questo livello è molto importante rimanere sempre nelle prime posizioni. Mirko, giornata no per Gary Kirschbaumer, in partenza ci ha detto se va bene sono nei 10, andasse benissimo nei 5 lo troveremo più indietro. Braidot dopo quella partenza con quell'errore rimane piuttosto indietro nelle retrovie, qui siamo sulla testa della corsa, non c'è un italiano, c'è Simone Avondetto, leader degli Under 23, quarto dei 6 giri, e allora qui spunta il nome di questo svizzero, l'uomo che non ti aspetti. Flückiger è un corridore anomalo, quando è lì davanti non perde l'occasione, è un po' una mina vagante, no? Diciamo così.
spaventa, quando è lì davanti spaventa e impensierisce molto gli atleti, infatti lo vediamo che prende in mano la situazione e cerca di portare a casa un ottimo risultato. Anche perché non capita tutti i giorni di andare a giocarsela con questi grossi calibri, Marotte con la maglia di leader dell'Internazionale d'Italia in seconda posizione, questo è Nino Schurter, anche una caduta per lui in discesa nelle fasi iniziali, questo invece è il profilo di Jordan Sarrou con la maglia di campione del mondo in discesa, immagini con il drone, qui si torna in salita sempre con lo svizzero davanti al francese, poi andiamo invece sul focus di Audrey Sink, uno stradista, nel senso che lui nel 2017 ha corso e concluso Tour de France e Vuelta in Spagna, su queste lunghe salite Mirko anche lui è riuscito ad essere molto competitivo. Sì, diciamo che il percorso così veloce lo agevola, Sarrou un pochino in difficoltà, abbiamo visto anche Avancini iniziare a perdere le ruote, ma mi piace molto anche il comportamento di Maxime Marotte, l'atleta francese della Santa Cruz è sempre lì davanti, ha una grinta veramente invidiabile. Avancini ci ha provato, ha dettato anche il ritmo, poi su questo percorso che non gli si addice, come ad esempio invece quello dell'Isola d'Elba, ad un certo punto ha preferito chiudere ai suoi livelli piuttosto che forzare per restare con i migliori. Passaggi tecnici, niente di preoccupante, alcuni salti, ma la differenza proprio la fanno proprio gli atleti, non tanto nella guida della bicicletta, nella tecnica, ma proprio nella forza e nella condizione. Come dicevamo prima, ci si aspettava molto da Gerhard Kirschbaumer, non è ancora in condizione, non ha partecipato a capolivari, prenderà parte nelle prossime gare internazionali, ma dovrà ancora lavorare parecchio. Inizia l'ultimo giro, si guardano, Avancini ormai staccato e qui davvero lungo la salita dell'Usignolo di fatto si decide la gara perché davanti, lo vediamo da queste immagini, lo svizzero prende qualche metro di vantaggio, poi Schurter, poi Sink e poi Marotte, rimasto un po' indietro nel momento dell'attacco dello svizzero, lui che forse Mirko avrebbe avuto la possibilità di andare a giocarsi anche la vittoria. Sì, un altro atleta che ho notato ha fatto un'ottima gara in rimonta è Foster, lo svizzero, e ha fatto un'ottima finale di gara. Vincitore d'Andorra, qui siamo già sul traguardo con lo svizzero Flückiger che va a togliersi questa soddisfazione e cioè aver preceduto Mr. Mountain Bike Nino Schurter. Questo sguardo, la testa passata, dice che lui proprio di perdere non ne ha mai voglia. Speriamo che torni agli internazionali per vincere almeno una delle prove. Contento Maxime Marotte del terzo posto. Nino no, sicuramente, lui ha una mentalità vincente, avendo già fatto secondo a Capolivori, sicuramente non è contento del secondo posto di Nalle. Livello da Coppa del Mondo, erano tutti qui, è stata una gara molto tosta, mi sono trovato lì davanti, ci ho provato e mi è andata bene. Che bella soddisfazione vincere in questo modo. Maxime Marotte terzo e sempre più leader della classifica generale degli internazionali d'Italia Series, livello molto alto, c'erano tutti i migliori, io mi sono sentito bene, all'ultimo giro purtroppo un piccolo tappo dello svizzero Filippo Colombo non mi ha permesso di riuscire subito ad andare dietro a Nino e a Mattias. Forse mi sarei potuto giocare la vittoria con loro, però il mio stato di forma è molto buono, adesso arriva la Coppa del Mondo, speriamo di esserci. Nino Schurter, sono caduto, anche una stupida caduta all'inizio, sono venuto qui per far crescere ancora la mia condizione, certo mi sarebbe piaciuto vincere, adesso c'è la Coppa del Mondo, in Val di Sole ci tornerò per i mondiali, prossima mia gara in Italia. Le immagini del podio con un incredulo Mattias Flückiger, vince con 4 secondi su Schurter, 11 su Marotte e Sink e 28 su Colombo. Simone Avondetto
che una consolazione poi vederlo salire sul podio con la maglia verde del leader degli internazionali d'Italia Under 23. Mirko Celestino, siamo in chiusura, gli internazionali si prendono un po' di pausa perché c'è la Coppa del Mondo con Grande Italia, qualche buon segnale arrivato, non troppa fortuna, chissà in Coppa del Mondo cosa potranno fare gli azzurri. Ci sposteremo in Val Casies, troveremo un percorso ancora più tecnico di questo, quindi ancora più radici e sperando in un bel tempo, ecco, perché questo percorso si renderà veramente insidioso in caso di pioggia. 2 giugno Val Casies, grazie per essere stati con noi, da Luca Casali e Mirko Celestino, appuntamento di nuovo in Alto Adige. Ciao! Ciao a tutti! Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Ben rientrati in studio, cari telespettatori di Scratch. Che bello, non mi fiu. Ma sono orgoglioso. Sta autolodarti. No, ma sono orgoglioso. Vabbè. Sai perché? Dopo 30 anni posso essere orgoglioso. Sono qua, insomma, ho capito che sto cominciando a vedermi un futuro nei cantieri insieme a Gianluca Giardini. Però intanto sono ancora qua che me la racconto, va bene? Oh... E Giallo, sta porta pazienza. Sta cambiando molto il mondo anche del ciclismo. Peraltro, insomma, dai, siamo entrati veramente nel terzo millennio. Tu hai una chicca su Marco Villa. Non è che sì. Me lo tolgono da commissario tecnico, io me no, lo direi. Anzi, nei giorni scorsi c'è stata una sorta di, chiamiamolo, consiglio di presidenza con i tecnici. E Marco Villa, udite udite, sarà il nuovo responsabile del mondo delle crono. A partire dalla categoria juniores, under 23 e professionisti. In un certo senso perché la pista, l'inseguimento, insomma, la velocità magari può riuscire a tirar fuori qualche cronoman in più di cui abbiamo assolutamente bisogno. E insomma, cioè, mi fai venire in mente, sto leggendo in questi giorni per la seconda volta, devo dire la verità, il libro di Sergio Bianchetto, che gli mando i miei saluti. Sì. C'è anche un abbiamo fatto tantissimi anni insieme. Lui proprio dopo la pista, dopo l'Andy, a cavallo tra i fine 90 e gli anni 2000, andò a fare proprio il selezionatore e vinse anche la Coppa Europa, mi pare anche un campionato importante, ma l'europeo sicuro. Ed era, tu dicevi, ma la strada cosa serve? Scusate, ha tirato fuori dei meno di nomi. L'esempio più lampante è Ganna, ha vinto il mondiale a cronometro a Imola. Fra i professionisti, aspettate il Milan, primo ragazzi, della storia. Aspettate no, Milan. Il primo della storia perché l'altro avevamo avuto solo una medaglia d'argento un bel po' di anni fa. Possiamo dire che adesso
quando c'è Ganna comincia a dire, ma c'è il cancellara degli anni 2000. Beh, assolutamente sì, ormai, ormai però lui è... Cancellara, non proprio... Sono diversi. Brava, esatto. Però come importanza uno è anche, immagino sì, che... Ho capito, perché siete donne e siete anche un po' rompipalle. Dico, nell'immaginario, cioè, è come dire... Adesso che scendi in campo l'Inter, vai per giocartele, sai che può vincere. Sì, mentre una volta giocava Melina, non è... sai che possiamo puntare sul cavallo. Può anche prenderle l'Inter. No, quello è impossibile. Però voglio dire, sappiamo che possiamo puntare in alto. Sì, con ma è genere. Comunque un esempio che parla di strada e di pista. Certo, magari esatto, assolutamente. Ci mancherebbe altro. E quindi i tecnici strada. Under 23, juniores e professionisti non avranno più il problema delle crono. A possibile presidenza del CONI. Wow. Sì. Fantastico. Ma non ci saranno più problemi delle crono. Adesso bisogna trovare quelli che hanno voglia di organizzare molto le difficoltose, crono. Molto difficoltose, perché io so cosa vuol dire lanciamo organizzarle. Non è facile e quindi chiunque si prenderà questa responsabilità avrà il nostro applauso. E ma anche qui però ci sono fondi a disposizione. Siamo sicuri quindi, di questo? Sì, sì. Beh, non è che facciamo come Giuseppe Conte, come arrivano i fondi, arrivano i fondi, in fondo. A livello nazionale. A livello ci nazionale. Sono. Speriamo, insomma. Insomma, iscrivetevi ai fondi internazionali. Di io penso che anche gli autodromi potrebbero essere. Sì. Potrebbero essere una valida alternativa per poter fare le cronometro. Sì, col multilap, ovviamente. Quello che hanno fatto a Imola. Esatto. Certo. Ilenia, siamo in chiusura. Tanti quanti mi rompono le palle a me che io non c'entro niente. Io la bicicletta, ragazzi miei, ce ne ho una, è 20 anni che è appesa al chiodo, cioè, me l'hanno regalata, ho fatto un giro un giorno di 13 chilometri, mi è venuto male e l'ho appesa ed è ancora là. Bella, pulita, nuova, come se fosse immacolata, gravellando, non la faccio io gravellando. Parte anche gravellando, prossimamente stiamo aspettando ragazzi, un po' le giornate un po' che migliorino. C'è il lockdown. No, beh, quello è il minimo, perché l'abbiamo fatto anche quest'inverno, no? E che aspettiamo che le giornate ma migliorino. Ma l'abbiamo fatto in sicurezza, Perché comunque abbiamo anche da fare degli itinerari un po' impegnativi e quindi andare adesso col maltempo. Quindi gravellando torna. Torna, sì. Tanti miei romi chiedono anche di Beijing. Tornerà anche Alan, con un format un po' diverso, che stiamo studiando e che quindi continuate a seguirci. Benissimo. Cara Tina, hai qualcos'altro da dirmi? No, io potrei io e te potremmo fare tinellando... andando nei tinelli dei ristoranti questa a mangiare. Questa qua è troppo l'idea. Cioè, lei pedala. Cioè, questa gliela devo dire a Gianni. E tinellando. E noi mangiamo. Non lo facciamo. Tinellando con Argesi. Ragazzi, tinellando con Argesi. Veramente questa sarà una prossima produzione. Lilenia ci porta nei posti particolari. E noi, prenotatevi. E noi mangiamo. Noi mangiamo. Non vogliamo niente, ce la da mangiare, è vero? Esatto. Grazie. Tinellando. No, tinellando è troppo bello. Grazie. Beh, a settimana prossima. Con bike, ma non solo su bike. È vero, ciao ragazzi, arrivederci. Buona grazie serata anche a voi. A tutti. Grazie per ragazze. Tinellando mi piace molto, veramente brava. Bella la cartellina. Sì, non si può vedere Scratch, io non riesco neanche a crederci. Come mai Scratch? Faccio così. Boh. Misteri della scienza, della tecnica, queste cose non lo so.
Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epocal Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epocal Spa, visita il nostro sito www.epocalspa.com.